Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?» Gesù rispose: «Il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi». Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, maestro, e secondo verità, che egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici». Vedendo che aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Alleluia, 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 oh, alleluia. Alleluia, oh, alleluia. Ben ritrovati nel Vangelo della Gioia, la preparazione delle letture domenicali di questa 31ª domenica del tempo ordinario, dove dall'Evangelista Marco, al capitolo 12, troviamo uno scriba, quindi uno studioso della Bibbia, delle scritture, che va dal Signore e dice qual è il primo dei comandamenti. E, per la tradizione ebraica, per il credo ebraico, ci sono molti comandamenti, sono 365 negativi, non fare, ricordiamo non mangiare la carne di maiale o non fare dei lavori al sabato, ecco, quindi proprio delle descrizioni minuziose, e oltre 246 invece al positivo. Quindi c'era discussione tra le priorità di questi comandamenti. Allora, qual è il primo di tutti i comandamenti? E Gesù inizia ricordando la preghiera dello Shema Israel, dello Ascolti Israele, al capitolo 6 del libro del Deuteronomio: ascolti Israele, il Signore nostro Dio è l'unico il Signore. E, ecco, al centro il primo comandamento, che è l'amare Dio Padre. È interessante che Gesù utilizza l'amore tripartitico, cioè nelle tre dimensioni. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, quindi l'aspetto affettivo, con tutta la tua anima e con tutta la mente e la forza. Ovvero, ecco, noi siamo chiamati ad amare, spesso diciamo, secondo il segno della croce, con la nostra mente, la nostra intelligenza, il nostro cuore, i nostri affetti, ma anche le forze, spesso significate dalla volontà. Ecco, il cristiano è colui che non ama soltanto col cuore, non è che ama soltanto con l'intelligenza, ma cuore, intelligenza e volontà. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. In realtà non è come secondo, alcuni studiosi
dicono è la conseguenza questo, cioè se ami Dio non puoi non amare il fratello, però spesso dimentichiamo l'ultima parte, come te stesso. Ecco, Gesù unisce due brani dell'Antico Testamento con Deuteronomio 6, questa preghiera dell'ascolto Israele, con una parte del Levitico, amare il prossimo, allargando però, nella seconda tradizione biblica il prossimo era quello del clan, diremo fino ai cugini. Gesù invece capovolge, se ricordate nella parabola del buon samaritano, a Luca al capitolo 10, Gesù dice chi è stato il prossimo? Quindi siamo noi che dobbiamo diventare prossimi. Ecco, spesso Papa Francesco parla anche di prossimità. Cioè, noi non dobbiamo aspettare qualcuno che ci venga a chiedere o bisogno aiuti, ma dobbiamo essere noi, essere prossimi alle persone che hanno più bisogno. Ebbene, però spesso dimentichiamo l'amore verso Dio, l'amore verso il prossimo, quindi essere vicini agli altri, però anche come te stesso. Questo è al di là di alcune tentazioni di alcuni gruppi esoterici o anche della New Age che dicono beh prima bisogna amare noi stessi e dopo quando noi amiamo noi stessi partiamo per amare gli altri. In realtà questo momento non arriva mai. Ecco, è molto bello Papa Francesco che dice è camminando che si apre la strada, è amando i fratelli, essere vicini a loro che scopro anche l'amore verso me stesso e quindi una visione positiva della nostra vita, nonostante le ferite, nonostante il passato, nonostante i limiti. Ecco, io valgo perché è amato da Dio, non tanto per le mie capacità. E lo scriba davanti a questa risposta dice hai detto bene maestro, non vi è, Dio è unico, non vi è altro né fuori di Lui. E qui è appunto ripetuto il cuore, l'intelligenza, la forza, vale più di tutti i sacrifici. Ecco, a volte rischiamo di fare la nostra fede dei sacrifici, quasi come se la fede fosse un mercato, cioè io prego, vado a messa e cerco di compiere delle opere buone, quindi Signore tu mi devi salvare. Questo chiaramente non è possibile, per grazia noi siamo salvati. Quindi la morale è sempre una morale di risposta. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù disse non sei lontano dal regno di Dio. E dice ma allora che cosa manca? Perché non è vicino? Perché questo scriba non ha capito che in realtà la persona che aveva di fianco, davanti, è Lui, è Dio. Ecco che soltanto chi riconosce in Gesù il Figlio di Dio, l'unico Salvatore del mondo, ecco può entrare nel regno di Dio. E quindi dopo si apparebbe la domanda, dice, beh allora le altre religioni, ebbene, dice, non è Buddha che salva o Maometto che salva. Noi crediamo che Gesù sia l'unico Salvatore, ma le religioni possono avere dei frammenti di luce del Vangelo. Quando Gesù nel Vangelo secondo Giovanni dice io sono il buon pastore e devo condurre il gregge, ma ho altre pecore che non sono di questo ovile. Quindi noi non sappiamo, questo è un problema di Dio. Certamente le religioni sono via alla salvezza, però Gesù è l'unico Salvatore, quindi per noi è molto importante questo. E allora uno potrebbe dire, allora perché se Gesù è l'unico Salvatore ma le religioni sono una via alla salvezza, ha senso ancora la missione? Bene, per noi cristiani sì, perché anche l'umanità è portata dal Signore, che ci invita ad amare Dio, amare i fratelli, amare la nostra vita, se noi è più ricca. Faccio piccoli tre esempi. Pensiamo, esempio, al valore del perdono. Ebbene, per alcune religioni il perdono è segno di debolezza. Ebbene, per noi cristiani, e noi crediamo in un Dio che si è fatto uomo, in Gesù che ci ha raccontato che bisogna perdonare 70 volte 7, che ha raccontato del Padre misericordioso, che è morto perdonando. Ecco, noi chiediamo ai cristiani che la nostra vita perdonando sia più bella. Pensiamo ad esempio al valore e la dignità dell'uomo e della donna. Per noi cristiani sono sullo stesso piano.
per molte religioni e molti contesti questo non è vero. Noi crediamo che sia importante questa dignità dell'uomo e della donna insieme. E un altro esempio potrebbe essere quello del corpo. Alcune religioni, alcune correnti disprezzano il corpo, un po' come una prigione dell'anima. Ebbene, noi cristiani crediamo che Dio si è fatto carne ed è venuto a abitare in mezzo a noi. E questa carne, la nostra umanità, è risorta, ha vinto la morte. Quindi è importante e prezioso il nostro corpo. Ecco allora com'è importante vedere che il Signore ci invita ad amare Dio, ad amare il prossimo e amare anche la nostra vita. Grazie e buona settimana a tutti e un saluto in particolare a tutti gli ammalati e sofferenti. Grazie.